A scuola di TV con canale 74. Siamo oggi con l'Istituto Comprensivo Poi Domani, con il Plesso Falcone. La quinta A, dopo aver visitato gli studi, ha portato dei propri lavori che ha visto anche come si lavora in redazione. Cosa vi è piaciuto di più di questa esperienza? Sono Emma e quella cosa che mi è piaciuta di più è presentare questo telegiornale del canale 74. A me è piaciuto invece, sono Alessia, e a me è piaciuto quando abbiamo fatto la registrazione. Sono Ambra e a me è piaciuto quando ho letto in registrazione. Sono Ilenia e la cosa che mi è piaciuta di più è quando abbiamo montato i video. Dietro. Sono Flavia e la cosa che mi è piaciuta di più è quando abbiamo registrato le nostre voci. Sono Naomi, la cosa che mi è piaciuta di più è stato leggere. Ti piace di più il lavoro di giornalista o quello della regia? Di più essere giornalista e mi chiamo Giulia. Mi chiamo Gloria e la cosa che mi è piaciuta di più è stata fare la giornalista. Mi chiamo Agnese e mi piace di più fare la giornalista. Mi chiamo Noemi e mi piace fare di più la giornalista. Mi chiamo Grazia e la cosa che mi è piaciuta di più è fare la giornalista. Mi chiamo Benedetta e la cosa che mi è piaciuta di più è stare e fare la giornalista. La cosa che mi è piaciuta di più intanto sono Andrea e montare video. Sono Mattia e la cosa che mi è piaciuta di più è montare video. Sono Tommaso e la cosa che mi è piaciuta di più è montare video. Sono Carla e la cosa che mi è piaciuta di più è stato fare la regista. Sono Nicola e la cosa che mi è piaciuta di più è stata la regia, montare video. Sono Francesco Nigro e la cosa che mi è piaciuta di più è fare il giornalista, tra virgolette. Ciao, mi chiamo Christian e quello che mi è piaciuto di più è quello che stiamo facendo ora. Io sono Diego e la cosa che mi è piaciuta di più è fare il giornalista. Ciao, io sono Marco e mi è piaciuto di più fare i video. Cioè, montare video. Io sono Ettore e mi è piaciuto di più montare video. Ciao, mi chiamo Francesco Vicari e quella che la cosa che mi è piaciuta di più è leggere. Ciao, sono Daniele, la cosa che mi è piaciuta di più è leggere. Ciao, sono Matteo e la cosa che mi è piaciuta di più è fare regia. Ciao, mi chiamo Pietro e la cosa che mi è piaciuta di più è montare i video.
collegati con l'informazione di Canale 74. A Modica, muffe sulle pareti dei palazzi popolari, una situazione diventata insostenibile per i residenti. Bentrovati con l'informazione di Canale 74. Bentornati con l'informazione di Canale 74. Bentrovati con l'informazione di Canale 74. A Modica, muffa sulle pareti dei palazzi popolari, una situazione diventata insostenibile per i residenti. Una situazione è diventata insostituibile per i residenti. Vediamo. I palazzi popolari non sono costruiti bene perché ci piove, c'è muffa e i muri non sono resistenti. Insomma, non si può vivere, abbiamo bisogno di una giustatina per poter vivere meglio. Chiediamo al sindaco di sistemare questo problema perché non si può più vivere così. Tutti i bambini che ci vivono con allergia tipo alla muffa o alla polvere. La polvere c'è dappertutto, però ce n'è troppa. Quindi chiediamo al comune di risolvere questo problema. Anche i defunti sporcano? A Modica, al cimitero di Piano Ceci. A Modica, il cimitero di Piano Ceci, immondizia ovunque. Immondizia ovunque, vediamo il servizio. Al cimitero di Piano Ceci l'immondizia è esageratamente invasiva e a questo punto è impossibile salire le scale. All'entrata sembra tutto pulito, ma poi vicino alle scale è un vero schifo e qualcuno dovrebbe pulire. A Modica, incontrata Cipriano, strade pericolose e piene di buche. In incontrata di Cipriano. A Modica, incontrata Cipriano, strade pericolose e piene di buche. Vediamo il servizio. Strada con le buche. Nella strada dove abito, incontrata Cipriano, ci sono molte buche e nessuno le vuole riparare. In quest'estate molti ragazzi e anche io siamo caduti. Si consiglia di non correre in bici perché c'è il rischio di cadere. Allarme sporcizia. Nella scuola gli studenti chiedono più pulizia. Allarme sporcizia nella scuola. Gli studenti chiedono più pulizia. Vediamo il servizio. La sporcizia nelle scuole è un pericolo per l'ambiente e per quelli che ci stanno vicino. Bisogna fare qualcosa perché è un enorme problema, perché c'è la scuola accanto con più di 200 ragazzi e ragazzini. Chiediamo un po' di pulizia all'esterno della scuola. Per oggi è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Per oggi è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Con questa classe abbiamo concluso, al prossimo appuntamento. Ciao! A scuola di TV. Con Canale 74.